Siamo. D'accordo, benvenuti a tutti quanti per il terzo incontro di questo miniciclo del SIT che riprende in forma telematica. Oggi la nostra ospite è Anna Baldini, che ci parla di due racconti di Primo Levi tratti dal sistema periodico. Anna Baldini è ricercatrice in letteratura italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, dove insegna storia dell'editoria e storia della critica letteraria. Tra il 2013 e il 2018 ha diretto la seconda unità di ricerca del progetto Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume La letteratura tedesca in Italia, un'introduzione. 1900-1920, pubblicato da Quodlibet 2018. Nell'ambito del progetto ha lavorato sul campo letterario italiano per ricostruire i conflitti e le regole che determinano le modalità del transfer letterario. Anna ha pubblicato un libro, il titolo è Il comunista, una storia letteraria della resistenza, dalla resistenza agli anni 70, 2008. E ha pubblicato anche numerosi saggi sulla sociologia della letteratura di Pierre Bourdieu, sulla letteratura della Resistenza, sull'opera di Primo Levi e sulla letteratura della Shoah. Fa parte del comitato direttivo della rivista Allegoria e dirige con Michele Sisto e Irene Fantapie, che vedo collegate e saluto, la collana Quodlibet, letteratura tradotta in Italia. Anna, ti do la parola, prego. Benissimo, grazie. Spero che mi possiate sentire e che vediate la presentazione. Se succede qualcosa, visto che non è partita benissimo questo incontro, magari segnalatemelo a voce, non in chat, se no non lo intercetterò più. Dunque, grazie intanto dell'invito agli organizzatori. Sono molto felice di. Mi piacerebbe essere lì, cioè essere a Pisa, purtroppo non è possibile. Vorrei cominciare in realtà ricordando un altro seminario pisano di quasi esattamente 15 anni fa, e lo vorrei ricordare soprattutto per ricordare Arrigo, che all'epoca lo guidava questo seminario insieme a Sergio. Eravamo un gruppo di giovani ricercatori e ricercatrici e stavamo lavorando sulla forma breve nella letteratura italiana del Novecento. Anche allora avevo contribuito alla discussione presentando due racconti di Levi. Avevo scelto un racconto tratto da Storie naturali, che è la prima raccolta di invenzione dello scrittore, e un capitolo del sistema periodico. All'epoca avevo scelto Ferro. 15 anni fa, questi due racconti li usavo come esemplari paratigmatici delle due modalità della narrativa breve di Levi, quella autobiografica e quella di invenzione. Oggi invece vorrei ragionare piuttosto sulle forme macrotestuali in cui la forma breve, che è caratteristica di questo scrittore, si manifesta nel corso della sua opera. Dunque, vi ho elencato qui tutte le opere pubblicate in vita da Primo Levi. E almeno quattro sono raccolte di racconti: Storie naturali, Vizio di forma, Lilith e altri racconti, e Il fabbricante di specchi, uscito così con questo titolo nell'86, e poi riedito come racconti e Noi non vediamo la presentazione, però voi la vedete? grazie, Grazie. riproviamo. Ora, Ecco, datemi un. sì, Sì, perfetto. Sì. perfetto. Allora, praticamente riesco a vedere solo la presentazione, quindi non vi vedo più, sappiatelo. Ebbene. Dunque, allora, come vi dicevo, quelle che ho segnalato sono le raccolte di racconti che si presentano come tali, però anche il sistema periodico e la chiave a stella, di fatto, anche se all'interno di una cornice narrativa comune, che quindi vi presenta come testi unitari, sono raccolte di testi spesso scritti anche parecchi anni prima della loro apparizione in forma libro. Se poi consideriamo, scusate, Pier Vincenzo Mengaldo ha dato, a proposito della chiave a stella, una definizione che è quella di collana di novelle
a protagonista, narratore fisso o quasi, che si può usare tranquillamente anche per il sistema periodico. Se poi consideriamo che Ad ora incerta e l'altro il mestiere sono uno una raccolta di poesie e l'altro una raccolta di elzeviri, cioè di saggi con una intrisi, diciamo, di una dimensione narrativa. E se consideriamo anche che l'analisi genetica dell'opera più celebre di Levichas, questo uomo, ha mostrato che il libro si è composto attraverso l'assemblaggio di tessere, così le ha chiamate tesi, narrative e saggistiche, insomma, risulta abbastanza evidente che la forma breve è caratteristica sia dell'ispirazione che della modalità compositiva di Levi. In effetti, come prova e contrario, l'unico romanzo di Levi, che è, se non ora quando, uscito nel 1982, quindi un libro caratterizzato non solo da un'estensione narrativa, ma anche dalla dimensione finzionale, beh, di fatto, insomma, lo possiamo considerare l'opera meno riuscita dello scrittore. Oggi, invece, vorrei parlarvi di quello che molti considerano il capolavoro di Levi, e cioè il sistema periodico, a partire dall'analisi dei due racconti, e non di due racconti qualsiasi. Argon e Carbonio sono infatti il primo e l'ultimo dei 21 capitoli che compongono il libro. Tutti e due hanno una storia che precede la concezione del macrotesto che li contiene, cioè la storia del mestiere del chimico che l'autore del libro ha esercitato per più di 30 anni. Il macrotesto del sistema periodico così trasforma in una tappa del percorso autobiografico del narratore anche racconti che erano nati originariamente come puri testi di invenzione. È il caso di Piombo e Mercurio, è anche il caso di Zolfo e di Titanio, ma in effetti possiamo considerare in questi termini anche Carbonio. E tutti questi racconti, Piombo, Mercurio, Zolfo, Titano e anche Carbonio, avrebbero potuto tranquillamente apparire in una delle raccolte di racconti di invenzione precedenti, quindi o in Storie naturali o in Vizio di forma. Dunque, oggi non intendo soffermarmi su come è nato, su come Levi sia arrivato a concepire la forma libro del sistema periodico, come sia arrivato a trovare la chiave e la modulazione tonale per tenere insieme una materia narrativa tanto disparata. Mi limito a segnalarvi, insomma, comunque a segnalare a chi volesse approfondire questo argomento, innanzitutto di partire dalle ricchissime note al testo della edizione delle opere complete curata da Marco Belpoliti, e poi vi segnalo anche il saggio, un bel saggio di Martina Mengoni. Dunque, dicevo, come altri capitoli del libro, anche Argon e Carbonio hanno una storia che precede il macrotesto del sistema periodico. Alcune dichiarazioni d'autore, qui ve ne ho portata una a mo' di esempio, collocano la stesura del racconto addirittura al 1946, quindi Argon sarebbe contemporaneo, disse questo uomo, delle poesie concise e sanguinose che ne accompagnano la stesura. Questa definizione, poesie concise e sanguinose, viene da Cromo, che è il capitolo centrale del sistema periodico in cui si narra la storia del primo libro. Però, ponendolo nel 1946, Levi fa di Argon anche un contemporaneo del suo primo racconto di invenzione, I Mnemagoghi, che nel 1966 aprirà Storie naturali, ma che era anche stato il primo racconto di invenzione pubblicato da Levi nel 1948. Di questa stesura risalente alla seconda metà degli anni 40, però, non abbiamo nessuna testimonianza. Come forse saprete, le carte dello scrittore sono state, diciamo, rese accessibili ai ricercatori in maniera estremamente parca, quindi non abbiamo modo di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni autoriali. Conosciamo sì un'altra stesura di Argon precedente l'apparizione nel sistema periodico, l'ha divulgata Alberto Cavaglion, ma è una stesura che risale al 1973, non certo agli anni 40. Mentre Carbonio, a differenza di Argon, ha una storia editoriale che precede il sistema periodico, in quanto il racconto era stato pubblicato dalla rivista Uomini e Libri nel 1972. Però lo stesso narratore del sistema periodico, proprio all'inizio del racconto, ci suggerisce l'idea
che carbonio sia anche più antico. Al carbonio, scrive, elemento della vita, era rivolto il mio primo sogno letterario, insistentemente sognato in un'ora e in un luogo nei quali la mia vita non valeva poi molto. Ecco, volevo raccontare la storia di un atomo di carbonio. Ora, nell'edizione scolastica del libro, che è del 1979 e in cui le note sono scritte da Levi stesso, Levi precisa che l'ora e il luogo nei quali la sua vita non valeva poi molto non sono, come forse noi potremmo immaginare, i giorni, i mesi trascorsi ad Auschwitz, ma corrispondono a quanto viene raccontato nel capitolo Oro del sistema periodico, e cioè ai giorni di prigionia che il narratore passa, che il narratore è anche l'autore Primo Levi, passa nella prigione apposta dopo essere catturato come partigiano. Quindi la sua vita non valeva molto, non perché era un ebreo in un campo di sterminio, ma perché era un italiano catturato come partigiano e quindi a rischio di fucilazione immediata. Auschwitz però in qualche modo ha qualcosa a che fare con carbonio, nella misura in cui noi sappiamo della corrispondenza con Jean Samuel, che è il piccolo del sistema, sì, scusate, il piccolo di Section Uomo, cioè il coprotagonista di uno dei capitoli più famosi, il Canto di Immagino. Ulisse. Dunque, Samuel, di cui abbiamo una corrispondenza con Levi, sembra che non ricordasse tantissimo di quella famosa conversazione in cui Levi cerca di insegnargli l'italiano citando i versi d'antichi. Ricordava però molto bene qualcos'altro, cioè il fatto che Levi gli aveva raccontato di avere intenzione di scrivere una storia, che naturalmente è la storia di un atomo di carbonio. E ancora, se vogliamo andare a sfogliare le biografie di Levi, i biografi hanno interrogato diversi compagni di università che confermano che l'idea di questa storia risalisse ad anni ancora precedenti alla cattura come partigiano e alla deportazione. In sostanza, questo vuol dire che carbonio, come argon, perlomeno risale come ideazione, se non forse addirittura come prima stesura, ai tardi anni 40. Le dichiarazioni autoriali, quindi sia dentro che fuori dal testo, ci invitano a riconoscere in questi racconti due dei primi sogni letterari dello scrittore. Perciò sono due racconti soglia in molteplici sensi. Ovviamente sono racconti soglia perché sono il primo e l'ultimo racconto del libro del sistema periodico, ma anche perché sono racconti che appunto sono stati ideati, forse chissà anche scritti, sulla soglia della carriera letteraria di Levi, cioè sulla soglia del suo altro mestiere, quello di scrittore, la cui storia accompagna sotterraneamente all'interno del sistema periodico la storia esplicitamente dichiarata, che è quella del mestiere del chimico. E infine, argone e carbonio sono racconti soglia, anche perché si inseriscono solo in maniera tangenziale nella narrazione autobiografica che costituisce l'arco narrativo principale del macrotesto. La storia del chimico, in effetti, comincia con idrogeno e finisce con vanadio. Solo un colpo di coda finale inserisce argone e carbonio in questa narrazione autobiografica. Infatti, solo nell'ultimo paragrafo di entrambi i racconti entra in scena non l'io narrante, ma l'io agens, quindi l'io protagonista, l'io personaggio. Ora, in effetti, c'era qualcuno che aveva suggerito a Levi di far cominciare il sistema periodico con idrogeno, cioè con il vero e proprio inizio della storia del chimico e non con argon. Questo qualcuno è Italo Calvino, che in questi anni, negli anni 70, è un consulente di Einaudi e all'interno della casa editrice è il principale punto di riferimento per Primo Levi. Questa lettera, che è una lettera del 12 ottobre 1974, che di fatto costituisce una sorta di visto si stampi, perché il contratto viene firmato nella stessa data in cui appunto Calvino spedisce questa lettera. Ecco, diciamo, in questa lettera, come vedete, Calvino si concentra soprattutto sulla costruzione del macrotesto del sistema periodico. Non lo convince la collocazione di argon, perché gli sembra che costituisca un'eccezione, un'infrazione, quindi alla regola che nel libro tiene insieme
la scrittura e la chimica, una regola che viene esplicitata all'inizio di Carbonio. Giunto a questo punto della vita, scrive Levi in Carbonio, quale chimico davanti alla tabella del sistema periodico non vi ravvisa sparsi i tristi brandelli o i trofei del proprio passato professionale? Non ha che da sfogliare un qualsiasi trattato e le memorie sorgono a grappoli. Quindi, l'autobiografia del chimico Levi trae il titolo dalla tavola degli elementi di Mendeleev, il sistema periodico, appunto, e ogni capitolo, ogni tappa di questo percorso prende nome da un elemento che diventa protagonista di un'avventura chimica e di una tappa significativa della vita e della professione del narratore. Calvino ha ragione quando nota che Argon è l'unico racconto in cui l'elemento chimico non ha valore referenziale. Non c'è nessuna interazione tra il chimico e il gas, nessuna storia avventurosa o disavventurosa che abbia l'Argon come protagonista o come protagonista. Questa infrazione, oltretutto posta all'inizio del libro, disturba Calvino, che però sarebbe disposto a tacersi di fronte a una motivazione di tipo scientifico. Come potete leggere, se i capitoli seguono un ordinamento anche per peso atomico, con eccezioni mi pare, non parlo più. In realtà, l'ordinamento dei capitoli nel libro non ha niente a che fare con il peso atomico, cioè con il principio ordinatore della tavola degli elementi. Secondo questo principio, anzi, la prima posizione spetterebbe proprio idrogeno. Levi però ha lasciato all'inizio Argon, cioè il resoconto mezzo narrativo, mezzo saggistico, degli usi, delle storie e della lingua dei suoi antenati. Non l'ha spostato dove suggeriva Calvino, cioè dopo il ritorno da Auschwitz, dove il racconto e i racconti che vi sono contenuti avrebbero assunto un significato differente. Argon è rimasto il primo racconto del sistema periodico e a questo punto andiamo a osservarlo un po' più da vicino. Quelli che vedete in slide sono i primi due paragrafi del racconto. Potete notare fin dall'inizio come Argon cominci con un andamento saggistico che solo più avanti comincerà a intersecarsi con elementi narrativi veri e propri. Un'altra cosa che possiamo notare è che questo stesso andamento, questa altalenanza tra narrazione e saggismo, come vedremo poi, viene ripreso anche in Carbonio. E l'ultimo capitolo del libro in realtà inizia a essere evocato, o perlomeno inizia a istituirsi una connessione fin da subito, nel momento in cui la diffusione dell'argon nell'atmosfera viene paragonata a quella dell'anidride carbonica. L'anidride carbonica sarà il composto protagonista di buona parte della narrazione di Carbonio. Quindi l'inoperoso, non reattivo argon viene contrapposto fin da subito al carbonio, che è elemento della vita proprio in virtù della sua capacità di legarsi e di creare composti stabili. In questo incipit possiamo poi notare che l'io narrante, la prima persona singolare, il protagonista dell'autobiografia, appare in scena solo in seconda battuta rispetto al chimico, quindi al protagonista della storia del mestiere del chimico, evocato qui ancora non come figura autobiografica, ma attraverso il chimico di buona volontà che è riuscito a far reagire l'argon con il fluoro. La prima persona che domina questo racconto, questo capitolo del sistema periodico, però non è la prima persona singolare, ma la prima persona plurale che appare poco distante in questo paragrafo, che è il quinto. Fra di noi è usanza e più avanti siamo gente longeva fino da Noè. Ora, l'identificazione di questo noi oscilla qui, come per tutto il racconto, tra la dimensione familiare, fra di noi usanza, chiaramente vuol dire fra di noi legati da parentela, e un noi più ampio. La gente longeva la dobbiamo identificare nel popolo ebraico, nel popolo di Israele. Quindi il noi può significare sia il clan familiare, sia il popolo, la stirpe. Ora, l'appartenenza al secondo noi è ulteriormente sottolineata dalla ricorrenza di almeno 5 citazioni bibliche
particolarmente frequenti che appunto segnalano una frequenza inusitata all'interno del sistema periodico, sono molto concentrate proprio in argon. E in effetti è la cultura a tenere insieme le due dimensioni dell'appartenenza, quella familiare e quella etnica. E il narratore di Argon, in particolare, si mostra interessato a una dimensione culturale, che è quella linguistica. Già in questo paragrafo, lo vediamo bene in evidenza, in queste annotazioni sull'onomastica dei personaggi del racconto, in cui si fondono il piemontese, che è la lingua madre del clan, e alcuni elementi della lingua sacra, l'ebraico-biblico, quindi la lingua morta che accomuna tutti gli ebrei della diaspora. In questo paragrafo, poi, assistiamo al primo svincolarsi dell'elemento narrativo dal tessuto saggistico. All'illustrazione di un fenomeno sociolinguistico, l'uso generico dei termini zio e zia, magno e barba, e di uno fonetico, cioè della fusione del termine piemontese con nomi di origine ebraica, segue una ricca esemplificazione da cui vediamo emergere i primi nuclei di narrazione. Sono nati così i Barba Iutu, zio Elia, Barba Zachin, zio Isacco, Magna Ieta, zia Maria, Barba Muisin, zio Mosè, di cui si tramanda che si fosse fatto cavare dal ciarlatano i due incisivi inferiori per poter reggere più comodamente il canello della pipa. Barba Smelin, zio Samuele, Magna Vigaia, zia Abigail, che da sposa era entrata in Saluzzo a cavallo di una mula bianca, risalendo da Carmagnola il Po gelato, eccetera. Quindi i primi embrioni di narrazione, i primi embrioni di aneddoti e di storie, appaiono inizialmente come una digressione, costretti dalla barriera di due parentesi. Poi si liberano sia del vincolo tipografico, sia da quello di servire da supporto a considerazioni di tipo storico-linguistico. Da questo punto in poi, dalla storia di Nonus Acob in poi, Argon si costruisce come una successione di microunità narrative, aneddoti, apologhi, brevi novelle, in qualche caso ancora soggetti al vincolo di esemplificare un concetto o un fenomeno, ma per la maggior parte raccontati per il puro piacere di raccontare, per il gusto dell'aneddoto bizzarro o divertente, levigato e pulito da decenni di trasmissione orale. Argon è diviso a metà da uno spazio bianco, che imprime una leggera torsione a questo impianto narrativo. Dopo lo spazio bianco, infatti, le storie si amplificano al di là del singolo aneddoto e si punteggiano di date. Nella slide potete misurare la differenza tra l'apparizione di Nonu Leonin, prima dello spazio bianco, la cui vicenda umana è compressa in un unico episodio e in un unico paragrafo, rispetto all'inizio del racconto della vita di Barba Ricù, che si estende per quattro paragrafi. Quelle incentrate su Barba Ricù, Barba Brahmin e Nona Malia sono vere e proprie novelle che segnano l'ingresso nella storia. Quella suffragata non solo dall'aneddoto tramandato di bocca in bocca, ma anche da documenti, reperti, appigli cronologici e dalla memoria individuale. Di Barba Ricù il narratore conserva un ricordo personale. Barba Brahmin è lo zio della sua nonna materna. Nonna Malia è la madre di suo padre. Lo spiazzo bianco a metà del racconto segna insomma il passaggio dal mito tramandato alla storia, dalla memoria collettiva a quella individuale. Dunque, la costruzione narrativa di Argon, che restituisce la tradizione della tribù coagulata in detti memorabili, ricorda molto i meccanismi di evocazione memoriale di un altro ritratto di famiglia ebraica piemontese, e cioè Lessico familiare di Natalia Ginzburg, che era uscito nel 1963, quindi 12 anni prima del sistema periodico. Non è un caso che a Ginzburg sia stato chiesto di scrivere l'introduzione all'edizione scolastica del sistema periodico e che in questa introduzione la scrittrice abbia giudicato Argon uno dei racconti più belli della raccolta. Al centro di Lessico familiare, però, ci sono sì le estensioni familiari e amicali della famiglia Levi, come in Argon,
ma a differenza di quest'ultimo, il racconto non risale indietro nel passato per più di due generazioni rispetto alla narratrice. Il nucleo intorno a cui ruota il racconto, insomma, è la famiglia nucleare di Giuseppe Levi e dei suoi cinque figli, mentre Argon mette in scena una famiglia allargata, una famiglia stirpe, una famiglia comunità. In diverse occasioni, d'altra parte, Levi ha ammesso che non tutte le storie che si trovano in Argon erano state tramandate dalla sua famiglia, ma ha ammesso di aver saccheggiato il repertorio di storie delle famiglie, degli amici e dei conoscenti. Rispetto, anche solo a un modello come lessico familiare, il narratore di Argon e dell'intero sistema periodico mostra una gran reticenza a parlare delle vicende e dei personaggi legati alla famiglia in cui nasce e alla famiglia che poi formerà sposandosi. Il finale del primo capitolo indugia, sì, sulla nonna paterna, e all'interno di questa storia si incastona un memorabile ritratto del padre. Un padre che, tra l'altro, era apparso già due volte, anche se fugacemente, nel corso del racconto. Ma per quanto ne sappiamo, il narratore del sistema periodico, a differenza di Primo Levi, non ha né madre né sorella. E in tutto il libro appare un solo ricordo di infanzia, quello che vedete concludere la slide, che oltre alla slide conclude anche Argon. Con questa chiusura, quindi con il ricordo di infanzia, l'arco narrativo del racconto finisce per disegnare un movimento centripeto. Lo stesso movimento, tra l'altro, che ritroveremo in Carbonio, dal noi all'io, dai più all'uno, dall'universale al particolare. In Argon questo movimento parte dalla stirpe per arrivare alla famiglia e chiudersi sull'io. In Carbonio, invece, la storia dell'atomo, dell'elemento più universale di tutti, del minimo comune denominatore della materia vivente, si conclude con l'atomo di carbonio che entra nel cervello del mio narrante e provoca l'impulso che porta la sua mano a porre il punto conclusivo del racconto e del libro. Ora, questo movimento centripeto, quindi il rapporto tra individuale e universale che il movimento sottintende, si rovescia in uno dei paragrafi centrali di Argon. Quello che vedete riprodotto nella slide, dove invece assistiamo a un movimento centrifugo. La dimensione figurale di un fatto linguistico si allarga progressivamente. Il contrasto tra il dialetto piemontese vivo e la lingua ebraica fossilizzata nella scrittura e nel rituale diventa figura del dissidio dell'ebraismo diasporico, che a sua volta diventa figura del conflitto che abita ogni essere umano. Il rapporto tra particolare e universale, implicato dal progressivo allargamento del significato figurale, giustifica perché, al di là del puro piacere del racconto, il narratore di Argon stia raccontandoci appunto questi aneddoti e queste storie. Argon, però, assolve anche a un'altra funzione essenziale del racconto. Narrare queste storie e parlare della lingua in cui furono vissute è un'opera di pietas, di salvaguardia di ciò che sta andando o è già andato perduto. Un tema che corre sotterraneo per tutto il libro e che trova la sua espressione più disperata e commossa nel finale di Ferro, il capitolo dedicato alla memoria di Sandro Del Mastro. Raccontare è un atto etico, significa strappare alla morte e all'oblio. Ma tornando ad Argon, l'immagine del centauro, come metafora del dissidio costitutivo dell'umano, era già apparsa in diversi racconti di storie naturali. In una delle rare interviste che avevano accompagnato l'uscita di quel libro, Levi aveva risignificato questa immagine mitica per farne un'autorappresentazione, per parlare di se stesso come scrittore dimezzato. Io sono un anfibio, un centauro, ho anche scritto dei racconti sui centauri. E mi pare che l'ambiguità della fantascienza rispecchi il mio destino attuale. Io sono diviso in due metà. Una è quella della fabbrica, sono un tecnico, un chimico. Un'altra invece è totalmente distaccata dalla prima ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, lavoro sulle mie esperienze passate e presenti. Sono proprio due mezzi cervelli.
Il sistema periodico è, insieme alla chiave a stella, il libro in cui queste due metà, questi due mezzi cervelli, trovano una conciliazione, fondendosi in un'unica materia narrativa. E negli ultimi capitoli della chiave a stella, la proiezione materiale di Levi passerà dal centauro a un'altra figura mitica, quella di Tiresia, l'indovino che da uomo è diventato donna ed è tornato uomo. L'essere che ha potuto elaborare l'esperienza di cosa significhi appartenere a entrambi i generi. Un'immagine questa rispetto a quella del centauro di accrescimento e conciliazione più che di dissidio e opposizione. Quindi con i due libri della seconda metà degli anni 70 Levi smette di sentirsi uno scrittore a metà e anche grazie al pensionamento che gli dà sicuramente più possibilità e agio di scrivere, comincia a sentirsi uno scrittore a pieno titolo. Il sistema periodico non è solo il libro pubblicato il quale Levi cambia la propria percezione di sé come autore, ma è anche il libro in cui, da scrittore non canonizzato in un sistema periferico, come chiaramente il sistema letterario italiano, Levi si avvia a diventare uno scrittore universale. E cioè il primo scrittore italiano del Novecento, di cui l'intera opera letteraria, compresi i testi occasionali, è stata tradotta nella lingua del sistema culturale dominante a livello globale. I Complete Works, Primo Levi, sono stati pubblicati nel 2015. Il percorso che ha portato a questo traguardo eccezionale era cominciato nel 1984, cioè quando il sistema periodico viene tradotto negli Stati Uniti. Il libro e il suo autore erano stati consacrati prima da un blurb di Saul Bellow e poi da un'intervista concessa da Levi a Philip Roth e pubblicata contemporaneamente nelle due capitali del mondo culturale anglosassone, cioè Londra e New York. Chiudo però questa digressione per passare a un'analisi più ravvicinata di Carbonio. Dunque, nell'incipit del racconto, l'istanza autoriale viene in primo piano, occupa la scena e cerca di definire che cos'è e cosa non è il libro che sta per concludersi. Il lettore a questo punto si sarà accorto da un pezzo che questo non è un trattato di chimica. Ovviamente tutti i lettori arrivati fino a qui saranno perfettamente d'accordo che questo non è un trattato di chimica. Non so se tutti saremo d'accordo con l'affermazione seguente, non è neppure un'autobiografia, se non nei limiti parziali e simbolici in cui è un'autobiografia ogni scritto, anzi ogni opera umana. Quindi non è un'autobiografia se non in senso estremamente lato. E quindi cos'è? È una microstoria, la storia di un mestiere e delle sue sconfitte, vittorie e miserie. Ora, qui potremmo aprire un'altra parentesi, perché questo termine, microstoria, che sicuramente vi farà venire in mente i lavori di Carlo Ginzburg. E in effetti lo storico, in un articolo del 1993 intitolato Microstoria, due o tre cose che so di lei, inserisce l'incipit di Carbonio in una storia del termine e dei suoi usi dentro e fuori la storiografia. Chiudo però rapidamente la digressione per tornare alla definizione che il narrante ci ha dato del genere a cui apparterrebbe il sistema periodico. Naturalmente non gli dobbiamo dare troppa retta, come lettori ci siamo resi ben conto che il libro non è un trattato di chimica che racconta la storia di un chimico, ma che è anche una autobiografia e non solo in senso lato, è la storia di un io. Il suo principio strutturante, che proprio qui viene esplicitato, quello appunto per cui gli elementi chimici fungono da mnemagoghi, per usare il neologismo coniato da Levi, cioè suscitatore di memoria, ecco, questo principio strutturante non può non farci venire in mente suggestioni prustiane. In effetti, gli elementi chimici, questi 21 elementi chimici, funzionano un po' da Madeleine, anche se si tratta di Madeleine concettuali, ecco, più che sensoriali. Dopo la definizione di che cos'è del genere del libro, dopo l'enunciazione della regola di funzionamento del macrotesto, abbiamo uno slancio centrifugo. Dopo le storie evocate da elementi che dicono qualcosa a qualcuno, che hanno quindi suscitato memorie individuali, il sistema periodico si chiude su un racconto ispirato dall'elemento che,
dice tutto a tutti, e cioè non è specifico, allo stesso modo che Adamo non è specifico come antenato, a differenza, possiamo aggiungere, degli antenati passati in rassegna in Argon. E infine il terzo paragrafo, l'ultimo di questi paragrafi che precedono l'avvio vero e proprio del racconto della storia dell'atomo di carbonio. Dunque, il terzo paragrafo introduce un elemento che sarà ricorrente per tutto il racconto, e cioè la sua dimensione metanarrativa. La riflessione su come scienziato e narratore si pongano in maniera diversa rispetto all'ipotesi di isolare un singolo atomo di carbonio è la prima di una serie di riflessioni che si interrogano sui limiti, ma anche sulle possibilità che solo la narrazione apre alla conoscenza. Allora, qui vi ho elencato i passi in cui la dimensione metanarrativa del racconto emerge in maniera più esplicita. Il narratore, come vedete, sottolinea spesso la difficoltà della sua impresa, una difficoltà che ha a che fare con quella generale, insita in ogni impresa letteraria, l'impossibilità di rivestire i fatti con le parole, una formula che ricalca quasi letteralmente il finale di Ferro, ma anche con una difficoltà più specifica, quella di rivestire di parole alcuni specifici fatti, e cioè la difficoltà di trasformare in narrazione, in letteratura, i dati e le spiegazioni sui fenomeni che ci vengono fornite dalla scienza. Nei passi che abbiamo sotto gli occhi, però, non troviamo evidenziate solo la difficoltà o lo sconforto. La terza citazione, per esempio, evoca la libertà e il piacere del racconto. Un piacere sotto la cui egida il sistema periodico si era posto fin da una soglia peritestuale, l'epigrafe, un'epigrafe in Yiddish, Iberge Kumen et Zores et Skutzu Det Sein, mi perdoni chi conosce l'Yiddish nell'uditorio, che si traduce con è bello, il principio del piacere, è bello raccontare i guai passati. In generale, la tematizzazione dell'atto del racconto ricorre in tutto il libro, in tutto il sistema periodico. In Argon, come abbiamo visto, l'enfasi è posta sulla dimensione linguistica del passaggio di consegna delle storie da una generazione all'altra. I capitoli arsenico, uranio e argento sono invece costruiti come racconti a cornice, e mettono in scena diverse forme e modalità del narrare, affidandole a personaggi diversi dal protagonista. Infine, Piombo e Mercurio sono due racconti di finzione inseriti nel macrotesto come prove documentarie del debutto narrativo del protagonista. Il problema è che l'inserzione documentale di Piombo e Mercurio è un falso, come Levi ha ammesso a Giovanni Tesio. Questi racconti non sono stati scritti nei primi anni 40, come dichiara il narratore del sistema periodico, ma diversi decenni più tardi. È la falsificazione per cui Levi si sente in colpa, un sentimento che costituisce, per questo scrittore scrittore, troppo a lungo gravato dall'etichetta dello scrittore testimone, uno dei fuochi della percezione del sé autoriale che oscilla tra l'identificazione con il falsario e il godimento della libertà illimitata dell'inventore. In Argon e Carbonio quello che domina è sicuramente la modalità tonale del piacere, il piacere del racconto. Il senso di colpa è tacitato da una parte dalla necessità di portare testimonianza della parlata e delle vite degli avi. In Carbonio, dal fatto che, come vedete nell'ultima citazione, che è il penultimo paragrafo che corrisponde al penultimo paragrafo del racconto, ogni storia inventabile su un atomo di carbonio risulta letteralmente vera in virtù del numero degli atomi, che consente una combinatoria di possibilità sostanzialmente infinita. Carbonio ci offre un assaggio di questa ricchezza del potenziale narrabile. Come già Argon, infatti, il racconto è costruito attraverso il montaggio di successive micronarrazioni o micronovelle, alternate a pause del racconto in cui prevale invece la dimensione saggistica. Possiamo intravedere un'ulteriore specularità tra Argon e Carbonio, e in particolare tra la maniera in cui in Argon la narrazione prende il via,
quindi quegli embrioni di storie che rimangono ancora incastonate tra le parentesi nel primo elenco di zie, di zie, di magne e di barbe. E appunto in parallelo verso la conclusione di Carbonio troviamo questo elenco di storie potenziali che si potrebbero ancora raccontare, storie che vengono quindi solo accennate ma non dispiegate narrativamente. E anche la cronologia dei due racconti grosso modo coincide. Gli aneddoti e le storie del primo capitolo non risalgono all'indietro nel tempo, oltre all'emancipazione napoleonica, quindi si svolgono sostanzialmente nell'Ottocento e nel primo Novecento, mentre le tappe dell'atomo di carbonio vengono, scusate, la storia, il viaggio dell'atomo di carbonio comincia nel 1840 e poi vengono segnate delle tappe nel 1848, nel 1860, nel 1960 e poi il racconto si chiude in quello che è il presente del Lio Narrante e che è collocato dal testo nel 1970. E ancora abbiamo visto che il finale di Argon chiude sostanzialmente il racconto, chiude un movimento centripeto che facendo apparire l'io protagonista, l'io agens, di fatto dà il via alla trama autobiografica del libro e in maniera simile anche Carbonio abbiamo visto si chiude su un movimento centripeto che appunto dalla storia multiforme dell'atomo di carbonio, da questo viaggio che attraversa i secoli e i continenti, entra e esce nel ciclo della vita, appunto si chiude nel cervello del narratore, quindi si chiude un po' a sorpresa con l'apparizione dell'io narrante che è anche però a questo punto l'io protagonista. In questo finale, quindi, io agens e io narrante giungono a sovrapporsi in una coincidenza perfetta tra tempo narrato e tempo della narrazione. Ora, molti critici hanno notato, e forse leggendo il brano anche a voi è venuto in mente, come questa conclusione di libro somigli a un'altra conclusione di libro, un altro finale costruito anch'esso su una mise en abîme dell'atto della scrittura e su un cortocircuito tra tempo narrato, tempo della narrazione e tempo della lettura. Ed è appunto, come vedete nella slide, il finale del Barone Rampante di Italo Calvino. In realtà ci sono altri tratti di Carbonio che possono ricordare la contemporanea ricerca letteraria di Calvino. Penso alla combinatoria di storie potenziali che precede la conclusione, o anche all'enfasi che in questo finale viene attribuita a una parola che è poco leviana, ma che è centrale nel vocabolario del Calvino degli anni 60 e 70. La parola è segni, fa sì che la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute che sono segni, con anche il gioco ovviamente, segni, segni, che serve a evidenziare ancora di più il termine pregnante. In generale, dal rapporto di influenza tra i due scrittori di solito si tende a vedere soprattutto quello dallo scrittore più riconosciuto a quello meno riconosciuto, quindi da Calvino a Levi, però in realtà il percorso di influenza è stato anche inverso. L'ha riconosciuto Calvino stesso, che ha regalato a Levi una copia delle Cosmicomiche, libro uscito nel 64, 65, scusate, con la dedica a Primo, che ha seguito questo cammino prima di me. Questo cammino è quello dei racconti fantastici e fantascientifici. Di cui scusate, Calvino conosceva i pezzi pubblicati su giornali e riviste anche ben prima dell'uscita di Storie Naturali, un percorso quindi che esplora le straordinarie potenzialità di nutrimento che la scienza offre all'immaginazione narrativa. Un cammino quindi che Calvino ammette Levi ha intrapreso ben prima della stesura delle prime Cosmicomiche. E chissà chi dentro le Einaudi ha voluto sottolineare la fratellanza tra i due scrittori, costruendo la copertina del sistema periodico con un'immagine di Escher, quindi dello stesso artista con cui erano state presentate nel 1964 le Cosmicomiche di Calvino. Ma tornando al finale di Carbonio, cioè al finale del sistema periodico, dunque quest'ultima inquadratura, questa inquadratura finale che restringe al qui e ora dell'io che scrive il tumultuoso viaggio dell'atomo di carbonio,
conferma che, a dispetto di quello che il narratore ci ha detto all'inizio del capitolo, il libro che si sta concludendo è anche un'autobiografia. È la storia non di uno, ma di due mestieri, quello del chimico e quello dello scrittore, e dell'io che, come Tiresia, quei mestieri li ha posseduti entrambi. Ed è proprio il fatto di avere accesso a un duplice strumentario, quello del chimico e quello del narratore, a consentire a Levi di escogitare con carbonio una soluzione originale a una delle impasse dell'autore autobiografico. Come chiudere il racconto, visto che è impossibile farlo con l'unica chiusura che, impedendo ogni risignificazione del sé, consentirebbe di dare un senso retrospettivo all'esistenza, cioè come chiudere un racconto autobiografico visto che non si può raccontare la propria morte? Allora, il chimico offre al narratore una soluzione. Il chimico scrittore può raccontare la morte, anche quella che un giorno sarà la propria morte. La morte intesa come trasmutazione della materia, scomposizione e ricomposizione all'infinito degli atomi che formano i corpi elementi. Vorrei concludere accennando a una linea interpretativa di Carbonio che ho volutamente tralasciato. In alcune scelte lessicali del racconto è possibile intravedere la proiezione di Auschwitz, e siccome è possibile, sulla base di questi indizi testuali si sono costruite interpretazioni e letture del testo interamente incentrate su questa dimensione. Io ho preferito andare da un'altra parte per una versione personale alla tendenza, fortunatamente sempre meno diffusa, a ridurre all'esperienza concentrazionaria tutto ciò che Levi ha scritto in una carriera letteraria durata più di 40 anni. È un'opzione ermeneutica, a mio parere, riduttiva e anche ingenerosa, che disconosce un percorso artistico di grande ricchezza, mosso da una straordinaria curiosità e dalla capacità di battere strade cognitive e stilistiche sempre nuove, come spero di aver dimostrato con questa lettura dell'incipit e dell'explicit del sistema periodico. Grazie. Grazie Anna, grazie. Siamo in tanti e penso che molti abbiamo voglia di parlare. Se non c'è nessuno che subito si iscrive, dico io due parole solo per rompere il ghiaccio. Mi sentite? Sì? Sì. Sì. No, ecco. Volevo due riflessioni, una sulla questione della lingua e l'altra sulla caratteristica della narratio brevis. La narratio brevis, e dunque tutti i teorici della narrazione, si trovano a dover fare i conti con un racconto che proprio per la sua concentrazione e brevità deve essere, come dire, tutto azione, abolendo digressioni e descrizioni, no? E tutto si risolve in azione, in narrazione. Ora, qui mi sembra di avvertire nello sforzo, cioè nell'impresa di Levi, proprio uno sforzo di estrapolare, di estrarre da una materia inerte che si presterebbe soltanto a una descrizione, no, insomma, la forma del trattato sostanzialmente, che è una forma essenzialmente descrittiva, estrarre come una sfida all'inerte, alla passività della materia, tutto il suo potenziale narrativo. E questo mi sembra appunto di avvertire, no? Che questa partenza dall'idea di una materia inerte e passiva sia appunto la sfida della narrazione, la sfida del potenziale narrativo insiti anche dentro una materia che appunto sembrerebbe non prestarsi. Volevo sapere cosa ne pensi di questo. La seconda. Che, sì, anch'io naturalmente avevo pensato alla Ginsburg e al lessico familiare, anche per ragioni, come dire, di famiglia e di appartenenza. Però ecco, volevo aggiungere magari un terzo elemento, quello di Meneghello. Cioè, per dire che cosa? Che insomma è interessante. Io non sono uno studioso di letteratura contemporanea se non in modo dilettantesco, comunque. No, ma però mi colpisce che
c'è una via linguistica sostanzialmente, no? Per recuperare una memoria del passato che passa attraverso Levi, passa attraverso la Ginsburg, passa attraverso Meneghello, che è sostanzialmente il recupero per via linguistica. Infatti, questo splendido racconto che Argon è tutto un lavoro sulla memoria linguistica. A dire che cosa? A dire quel trauma che a volte è detto, a volte è sottaciuto, ma che anche per Meneghello è un trauma fra un passato arcaico, contadino, di una certa Italia e invece la modernizzazione. Qui si tratta di altre questioni più inerenti alla questione all'appartenenza ebraica, però mi sembra che siano appunto operazioni in qualche modo sorelle, in qualche modo affini. Non so cosa ne pensi. Senti Anna, io magari raccogliamo un po' di domande, sì, poi magari due o tre, se c'è subito qualcuno che vuole intervenire. Poi Anna risponde. Non vedo segnali. Sì, vedo una mano alzata che corrisponde a Ciao Sergio, sono io. Raffaele. Perfetto, Raffaele, prego. Ciao Anna, grazie mille per questa bellissima lettura di Levi. Senti, volevo sollecitarti su una questione piuttosto specifica, cioè quella della struttura di questo libro. Perché in realtà in quegli anni, dunque, come sai, c'è tutto come dire, un filone di studi che indaga sulla struttura dei cicli di racconti o insomma di narrativa breve, soprattutto in Canada. Effettivamente libri come questo rivelano quanto sia nodale il problema della struttura, come tu hai fatto vedere benissimo, non solo la relazione tra il primo e l'ultimo testo, ma la disposizione dei singoli testi, che non ha niente a che fare con la tavola periodica, è molto calcolata e molto studiata. Così calcolata che lui addirittura si deve inventare dei pezzi falsi da inserire nel momento giusto. Ora, il primo referente, il primo elemento di dialogo reciproco, come tu hai detto molto bene, per Levi è sicuramente Calvino, tutto Calvino, non solo il Calvino dei racconti, sin proprio dal libro dei racconti, ma anche il Calvino dell'organizzazione di certe prose saggistico-narrative, fino a Palomar, cioè Calvino ha sempre avuto il pallino di costruire dei libri tabulari. Ora, Levi, in primo luogo, collauda nei suoi diversi libri in realtà strutture molto diverse, perché tu li facevi vedere prima, ma in realtà la struttura del sistema periodico non è la stessa della chiave a stella o di altri, cioè lui ha molto lavorato su questo e ha inventato di volta in volta sistemi diversi. E appunto, come dicevo, nella letteratura italiana del Novecento di quegli anni sono molti gli scrittori che vanno in quella direzione, perché oltre a Calvino che citava c'è Parise con i sillabari, se non mi ricordo male, è il primo volume del 72. Malerba in vari libri ha organizzato in maniera anche molto divertente i suoi racconti, le sue prose brevi. Manganelli in Centuria costruisce un vero e proprio sistema di seriazione. Ora, secondo te, nella cultura specifica di Levi, quali potevano essere, oltre a Calvino, i modelli? Cioè, nelle sue letture, nei suoi interessi, che cos'è? Con quali modelli specificamente si poteva confrontare? Grazie. Vediamo se c'è un altro che si aggiunge. Sì, vedo una mano, ma non né un nome né una persona, né un'immagine. Vabbè, Anna, allora se intanto vuoi rispondere a noi due, poi gli altri Sì. intanto ci scrivono. Allora, cerco. Beh, intanto metto insieme due cose: la suggestione legata all'apparizione, tra l'altro, dello stesso anno di Lessico Familiare di Libera Nos e le altre raccolte di racconti uscite all'inizio degli anni 70. Appunto, Levi è sempre stato un po' al margine del sistema letterario italiano, del campo letterario, quindi. Però appunto sono sicura che almeno nel caso di Libera Nos ci possa essere una conoscenza, non è qualcosa che si possa suffragare, però credo che è un tipo di sperimentazione di lavoro
soprattutto per la missione della lingua e del sostrato linguistico dialettale che poi ritroviamo anche nella Chiavastella, che non viene fuori dal nulla, quindi non credo proprio che Levi ignorasse quello che si stava facendo in quel momento. E poi appunto, oltre al lavoro sulla lingua e sullo stile, c'è sicuramente una consonanza su questa cosa che ritorna in effetti in parecchi libri, perché è il momento della, come dicevi tu Sergio, della modernizzazione, in cui un mondo sta per finire. Ora, il mondo di Argon è finito per motivi anche più tragici, però sta per sparire senza lasciare quasi traccia di sé anche il mondo appunto del paese di Malo, e forse in maniera minore e più incentrata a livello individuale il mondo di lessico familiare. Quindi insomma sì, c'è sicuramente una circolazione, forse chissà un giorno avremo la possibilità di vedere la biblioteca di Levi, comunque una circolazione di idee, di cose comuni, sicuramente sì. Mentre sono meno certa che queste sperimentazioni, quelle di Parise, Malerba, Manganelli, abbiano qualcosa a che fare. Sono sicuramente sperimentazioni sul macrotesto, però Levi mi sembra che lavori sul macrotesto, che però contiene dei testi che stanno tranquillamente in piedi da soli. Volendo potremmo riconfigurare con il sistema periodico, con alcuni racconti del sistema periodico, una raccolta di racconti con un macrotesto assolutamente inesistente, un po' analogo a, che ne so, Storie naturali o Vizi di forma, dove appunto l'unico elemento comune che crea un legame è la struttura del titolo. Quindi non lo so, probabilmente era consapevole dell'esistenza di questo, ma credo che il suo riferimento principale fosse comunque Calvino, rispetto al quale però, diciamo, Levi era assolutamente meno ossessivo compulsivo, perché insomma ho appena letto una tesi in cui c'era una descrizione dettagliatissima della soluzione combinatoria delle città invisibili. Ecco, si vede anche dallo scambio, credo, delle due lettere, insomma, a Calvino il fatto che ci sia un'infrazione alla regola all'inizio del sistema periodico lo fa stare male, chiaramente, mentre non ti parlevi, vabbè, pazienza, quello che è più importante in realtà è la costruzione di senso. Quindi non so se ho risposto a Raffaele, però mi sembra... Sì, no, poi è verissimo quello che dicevi, cioè che in realtà Levi si muove con molta più libertà di Calvino, il che tra l'altro garantisce anche dell'eccellenza del risultato. Niente, invece sulla narrazione breve, beh, non lo so, ci sarebbe da pensare, da scriverci dei libri veramente, Sergio, sulla questione della riduzione del racconto ad azione. Quello che è interessante, credo, di Argon è che spesso l'azione coincide con un atto linguistico, cioè veramente quasi sembra di tornare alla novella nel senso del novellino, dove... Che appunto in realtà coincide attraverso la storia genetica, diciamo, nel senso che il novellino appunto è un'espressione delle modalità di narrazione orale, così come Argon vorrebbe essere la messa in scrittura, raffinatissima naturalmente, di forme di racconto orale. E, non so, non ti ho risposto ovviamente, Sergio, ma perché non si può rispondere, una cosa enorme quella che sollevi. Certo, ne sono consapevole. Allora, grazie. Allora c'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, vedo una manina alzata, ma si manifesti. Paola o Giacomo? Non vi sentiamo però. Paola, Giacomo? Sì, mi sentite? Adesso sì, Giacomo, sì. Ah, ora sì, va bene. Sì. Dunque, dopo aver fatto le mie congratulazioni ad Anna Balbini, volevo chiederle se visto, e tra l'altro, visto che siamo in un seminario collegato all'insegnamento, di Francesco e all'eredità di Francesco Orlando, volevo chiedere ad Anna Balbini se lei non trova, come a me sembra, che il racconto Argon sia segnato, diciamo, da un fortissimo ritorno del represso.
credo che Francesco dicesse più rimosso, ma io preferisco dire represso. E, nel senso che è come se, diciamo, la parte prevalente, naturalmente, cioè praticamente tutto Argon, con la storia familiare, non avesse tanto la funzione, e qui mi pare che appunto gli studiosi di Levi insistano forse troppo sulla funzione testimoniale, no? Ma quanto di far emergere, diciamo, qualcosa di insolito e di rimosso e di represso. Tanto più che, diciamo, ciò che emerge all'inizio della raccolta, in una raccolta appunto che si intitola e sgrana, diciamo, gli elementi tecnici del suo lavoro di chimica, ecco, tanto più che appunto c'è questa sostanza del libro. E allora mi sembra che l'effetto piuttosto dirompente di Argon sia questo, e non quella cosa un po' elegiaca del ricordo, e quindi lo stacca parecchio, secondo me, da prove di altri autori, insomma, ecco. Volevo sapere questo. Sì, no, sono assolutamente d'accordo, e credo che il represso sia proprio questo piacere della narrazione fine a se stessa, che in qualche modo, appunto, il fatto che sia quasi sempre necessario interpretare in senso testimoniale l'opera di Levi, gli abbia appunto dato una bella cappa di super egoica, ma attribuita dall'esterno e non dall'interno. Tant'è vero che poi è vero che il romanzo, se non ora quando, non è forse la cosa più riuscita, però è molto interessante invece andare a leggere quello che Levi diceva di come aveva scritto quel romanzo, e cioè di quanto si era sentito libero, di quanto si era sentito, aveva tira fuori anche il topos dell'incontro con i personaggi. Quindi veramente questa idea del racconto che fluisce tanto per raccontare, per il piacere di farlo, è sicuramente qualcosa che aveva dovuto parecchio reprimere, ma la cui potenza si sente potentissima in tutto il libro, tra l'altro, non solo in Argon. E anche questo, ora mi viene in mente l'accostamento con Libera Nossa Malo, e in effetti anche Libera Nossa Malo ha questo simile andamento di tante storie che vengono raccontate per il piacere poi di essere raccontate, anche poi perché sono divertenti, perché fanno ridere. Anche in Argon ci sono delle storielle che fanno ridere, che sono buffe, che sono strane. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ma mi sembra che allora la discussione, il dibattito possa finire qua, e quindi no, sento una voce in lontananza. No, forse mi sono sbagliato. Vabbè, forse ho forse una difficoltà di collegamento. Comunque, Sergio, vedo una manina di Gianni Iotti. Una manina di Gianni Iotti, allora sì. Gianni Iotti. Volevo da ignorante di queste cose di Primo Levi, ma volevo fare una domanda a proposito di questa cosa che mi ha stimolato, che diceva adesso Giacomo Magrini, perché lui appunto evocava evocando Francesco Orlando, parlava di ritorno del represso, e tu, Anna, parlavi poi, cioè, se ho capito bene, che questo ritorno del represso equivarrebbe, diciamo, un po' al piacere del racconto. Ma volevo chiedere sia a te che a Giacomo, non so se questa idea di ritorno del represso, a che cosa di più concretamente si potrebbe identificare, perché insomma il piacere del racconto sì è sempre, diciamo, un ritorno del represso
onnipresente, direi, è la condizione stessa del raccontare. Ma mi chiedevo appunto, diciamo, se in qualche modo questo rapporto tra appunto, diciamo, la strutturazione scientifica e la narrazione, ecco, in che modo si potessero mettere in rapporto, magari appunto, diciamo, come modalità compromissoria, ma andando a qualcosa di più preciso, no? Questo me lo chiedevo. Non so se magari intanto do una breve risposta io. Forse più che piacere del racconto, sarà che diciamo una delle linee che ho preso nella lettura di questi racconti, mi sembra che veramente per Levi conti tantissimo a livello di repressione, è proprio la storia della percezione del sé come autore, che letteralmente è stato proprio represso quando ha voluto fare la sua prima raccolta di racconti che non avessero niente a che fare con una testimonianza autobiografica, non gliel'hanno neanche lasciata pubblicare con il suo nome, cioè gli hanno costretto poi, insomma, è stata negoziata con la casa editrice l'uscita di Storie Naturali con uno pseudonimo, Damiano Malabaila. Quindi da una parte penserei a questo, E poi mi era venuta in mente un'altra cosa, ma non la ricordo più, quindi magari non so se Giacomo Martini vuole prendere anche lui la parola. Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, Giacomo. No, volevo semplicemente dire che la mia, come diceva appunto Gianni, io mi riferivo non al piacere di raccontare, che come dice giustamente lui è, come dire, imprescindibile per tutti, ma proprio allo sfondo ebraico-piemontese, ecco. Lì vedo il ritorno del represso, cioè lui, Levi, organizza questa memoria sotto forma di riemersione potente di quello scenario e non di, come dire, pacata e tranquilla e soddisfatta esibizione di un passato. C'è proprio una specie di sgorgo forte, come appunto uno può, come si può pensare al ritorno della repressa. Ecco, tutto qui. Quindi se posso fare una chiosa, diciamo la struttura ingabbiante sarebbe, all'interno ovviamente del racconto Argon, diciamo la struttura trattatistica, no? Quindi l'alibi diventa quasi, bisogna parlare di questa lingua, mentre invece quello che emerge è tutt'altro. Esatto, sì, grazie. No, grazie. Non so se posso aggiungere una piccola cosa, non so se Anna è d'accordo, ma in Levi secondo me rimane un elemento represso che è il suo privato più privato, perché in fondo è una strana autobiografia questa. Del resto Levi è stato sempre molto reticente su questo, ma collegare la propria vita alla storia del proprio lavoro, cioè raccontare immediatamente la propria vita nell'aspetto pubblico e relazionale con gli altri, vuol dire compiere una mossa abbastanza in controtendenza rispetto alle vene autobiografiche novecentesche, dove per eccellenza l'autobiografia è quella del privato, del torbido, dell'infanzia. Del resto Levi era anche uno scrittore un po' sospettoso nei confronti del freudismo, quindi secondo me rimane un represso in questo, e però è anche l'elemento di originalità, l'insistenza che Levi dà sempre al tema del lavoro, ovviamente anche nella Chiave a Stella, anche questo è un elemento piuttosto atipico nella nostra letteratura, e rappresentarsi anzitutto sotto questa luce, secondo me, insomma, non è affatto scontato nella letteratura di quegli anni. Tu che ne pensi, Anna? No, vorrei anche aggiungere un elemento, cioè è chiaro che il represso è tutto l'individuale, mi è venuto in mente quello che volevo dire prima e mi ero dimenticata, cioè è repressa l'idea stessa di scrivere un'autobiografia, cioè perché lui non si concede neanche la possibilità, non è un trattato di chimica, siamo d'accordo, ma non è un'autobiografia, non è un'espressione che il lettore può condividere, certo che è un'autobiografia, però lui non lo può ammettere, e è vero, ed è perché in realtà dell'autobiografia manca tutto l'elemento del privato, cioè quest'unico ricordo di infanzia, che credo sia un unicum, un'autobiografia con un solo ricordo infantile, ma soprattutto a essere represso è tutto l'elemento femminile,
cioè la figura paterna in realtà la vediamo, abbiamo la figura di questa nonna che è una strega sostanzialmente, non si parla della madre, non si parla della sorella per tutto il romanzo, e la moglie, ecco, c'è da dire che il sistema periodico è anche quello più esplicito da questo punto di vista, nel senso che la moglie appare ben due volte nel libro, i figli non esistono, quindi veramente è un'autobiografia senza famiglia, lo potremmo rinominare in questa maniera. Quindi sì, c'è anche quello. E tra l'altro anche in questo c'è una prossimità con Calvino, che è stato varie volte tentato dell'autobiografia, varie volte l'ha rifiutata e sempre ha respinto l'aspetto più, come dire, intimo o l'aspetto del profondo della scrittura autobiografica. Questa è una cosa che Calvino non ha mai voluto praticare. Infatti, per trovare tracce della madre bisogna andare a recuperare dei testi che sono dispersi, quindi mai strutturati in una raccolta, per avere una qualche traccia di infanzia, un altro testo che apre all'altro mestiere, si chiama La mia casa, però ancora una volta è una narrazione dall'esterno, cioè racconta il guscio esterno della vita familiare, ma di quella vita familiare che sia quella dell'infanzia, dell'adolescenza o dell'età adulta, perché poi lei nella stessa casa ha vissuto tutta la vita, si dice ben poco, quindi sì, diciamo c'è probabilmente anche qualcosa di psicologico profondo naturalmente, che però dà vita effettivamente a delle strutture narrative estremamente originali. Non vedo altri che si sono segnati a parlare. Certo, mi sono prenotata io veramente. Scusate, io vedo una manina anche di Stefano. Ah, ma allora c'è un sacco di gente. Allora, chi è che ha parlato prima di Stefano? Io Cristina. Ah, Cristina Savettieri. Ciao. Allora, Cristina sono e poi Stefano. Io. Dai. Ciao Anna, allora anzitutto grazie mille, la lezione è bellissima, di cui sono molto contenta anche perché ho invitato dei miei studenti a partecipare con cui dovremo fare il sistema periodico, quindi mi hai anche risparmiato del lavoro. Ti volevo chiedere se potevi magari ragionare così un po' di più, espandere, perché è un punto che hai toccato solo molto tangenzialmente, perché insomma era collaterale rispetto all'argomento principale della lezione, c'è la questione della fortuna critica di Levi, e forse più che della fortuna critica, della canonizzazione di Levi, perché quando no, vediamo quel blocchettone di tre tomi dei Complete Works in inglese, è qualcosa di abbastanza impressionante. Però più che le ragioni della fortuna di Levi e della sua canonizzazione in quel campo letterario, che in un certo senso si spiega abbastanza facilmente forse, ti chiederei magari di così riflettere e condividere il tuo punto di vista sull'ingresso ritardato di Levi invece nel canone italiano. Cioè, è stato un autore buono per fini pedagogici, scolastici fino a un certo punto, poi diciamo da una ventina d'anni mi pare che insomma si è cominciato a fare i conti con Levi in maniera seria e appunto canonizzandolo e considerandolo tra appunto i grandi narratori della seconda metà del Novecento. Sicuramente tu e altri studiosi di Levi vi siete fatti un'idea del perché, ti chiedevo appunto di ragionare un attimo su questo punto, su questo ingresso ritardato, quali sono secondo te le ragioni che l'hanno determinato. Grazie. Scusa Anna, sentiamo ancora Stefano e poi rispondi entrambi. Stefano? Eccomi qua. Allora, sì, adesso prendo spunto da alcune domande che sono state già fatte. Allora, una appunto, che sono le cose che dirò rapidamente sono connesse. Cioè, una ha a che fare appunto con l'autorizzazione o l'autorizzazione a scrivere. Naturalmente Levi prima l'autorizzazione gli era venuta, diciamo così, dall'esperienza che aveva fatto ad Auschwitz, quasi da un dovere, ecco, di testimoniare, dunque di scrivere, non da un piacere, ovviamente che c'era anche un piacere nella scrittura, anche nello scrivere cose così terribili. Però, insomma,
lo doveva fare in un certo senso, mentre appunto nel momento in cui lui decide di farlo per puro piacere, perché insomma deve fare, non lo deve fare, ecco lì c'è una componente appunto di piacere, credo che ci sia un momento anche di problema, di autorizzazione, no? Darsi l'autorizzazione e penso che anche arrivarci attraverso questi modi, come dire, collegandosi appunto agli elementi o ad altri punti d'appoggio, sia appunto un modo per non sentire troppo questa cosa di dire a se stesso e agli altri, ecco, sono uno scrittore. E mi veniva in mente che sì, si possono fare tanti altri casi, ma mi risulta che uno come Borges aveva molte titubanze a scrivere, a mettersi a scrivere, e poi si è inventato questa cosa un po' del saggio, del parasaggio, che insomma gli ha permesso finalmente di superare, no, questo ostacolo di scrivere, no? Anche lì mi pare che ci sia un caso del genere. E volevo anche dire che, questo per toccare una questioncella teorica, no? Interessante questa cosa del ritorno del represso, perché volevo dire che per certi aspetti quella categoria, che è sempre anche un po' scivolosa, mi fa dire, no, ma rifiutarsi a scrivere autobiograficamente, no? Sta dalla parte della repressione o del ritorno al represso? Perché ho l'impressione che insomma, l'autobiografismo sia diventato talmente tanto, da Rousseau in poi, no? Una specie di dovere, ecco, di parla, ditti, raccontati, che i gesti di discrezione, chiamiamoli così, di un Levi e di un Calvino, insomma, corrispondono quasi all'opposto di una repressione, sono quasi il ritorno del represso, oggi forse più di ieri, insomma. Ecco, ma è curioso come a volte, no, una categoria come ritorno del represso andrebbe sempre modulata, perché chissà se è davvero solo, sta solo sotto il segno della repressione o anche di un gesto di rifiuto, di discrezione, appunto. No, io non voglio invadere con le mie cose, me ne sto un po' più nell'ombra, forse è meglio, ecco. Vabbè, tutto qui. Prego, Anna. No, grazie a Stefano, sì, assolutamente credo che si possa effettivamente rovesciare ulteriormente, quindi vedere un distacco dal circostante in Levi, anche in virtù di io ho anche altro da raccontare. E infatti forse più ancora che Sistema periodico, il libro veramente liberatorio è La chiave a stella, dove in effetti lì sì, c'è un personaggio, un io narrante autobiografico che fa il chimico e un pochino racconta anche di essere stato ad Auschwitz, però il libro è l'invenzione di un personaggio a tutto tondo, di delle storie, delle avventure anche un po' corradiane di questo personaggio, e però effettivamente l'autorizzazione a scrivere quel libro forse gli è venuta dopo aver fatto il Sistema periodico, insomma, dopo avere comunque sperimentato la possibilità appunto della narrazione. Mentre rispetto alla domanda di Cristina, che è una domanda enorme, nel senso che appunto sì, Primo Levi è stato canonizzato in Italia molto tardi, e in realtà parzialmente anche come effetto rebound di quello che stava succedendo negli Stati Uniti. Non è una cosa, è un fenomeno che si ripete spesso, ciò che viene consacrato al centro, che sia a Parigi, che era la capitale della Repubblica Mondiale delle Lettere fino agli anni 50, diciamo, o che siano Londra e New York, ecco, ciò che viene consacrato al centro, anche se non lo è nella periferia da cui proviene, poi tendenzialmente viene anche riconsacrato nella periferia da cui proviene, che è stato, credo,
quello che è successo a Levi. Vi ho raccontato l'esito del processo, i tre volumoni del 2015, ma effettivamente Levi ha cominciato a essere considerato prima forse negli Stati Uniti che in Italia a livello accademico. Poi però ovviamente non c'è mai una spiegazione unica. È chiaro che Levi aveva un profilo molto discreto in generale, quindi aveva poche relazioni all'interno del mondo letterario italiano, quella con Calvino è sostanzialmente un'eccezione, le sue relazioni con altri scrittori tendenzialmente erano con scrittori marginali o periferici come lui, come Revelli o Rigoni Stern, quindi non era sicuramente inserito in, diciamo, nessuna società letteraria, anche se era comunque un autore Einaudi, ma credo soprattutto aveva un percorso, cioè non è tanto una questione di consorterie, ma il fatto che il suo percorso era molto, molto autonomo, quindi non era leggibile con le categorie degli anni 50, poi degli anni 60, forse già un po' di più con quelle degli anni 70-80, forse c'è un po' di postmoderno che si può leggere in fondo anche nel sistema periodico. E poi un'ulteriore motivazione è ovviamente sì, l'etichetta imprigionante del testimone, per cui era l'autore di Se questo è un uomo che va nelle scuole, letteralmente l'autore che va, il libro e l'autore che vanno nelle scuole, quindi è ovvio che essere autori scolastici non funziona mai bene all'interno, diciamo, dei circuiti più elitari della produzione. E poi c'è anche stato, credo, in contemporanea, insomma, alla consacrazione statunitense, anche un cambio di passo, nel senso che a un certo punto, verso la metà degli anni 90, hanno iniziato a occuparsi di Levi, dei critici di una nuova generazione, che è poi un po' il racconto che mi ha fatto Marco Belpoliti in un'intervista che gli ho fatto, che appunto dice che nel 97, corrispondenza con il primo decennale della morte, si trova a mettere su un numero di rivista su Levi e si trova a lavorare con altre persone che come lui e non erano più se non secondariamente interessate a Levi normale, quello canonizzato, quindi quello di Se questo è un uomo, ma avevano iniziato a esplorarlo da, diciamo, porte d'ingresso alternative e secondarie, e anche questo sicuramente ha contribuito a mettere in luce la ricchezza del percorso dello scrittore. Bene, se non ci sono altri interventi, salutiamo Anna, dopo averla ringraziata per questo bellissimo intervento, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo in cui si parlerà di Pessoa con la nostra lusitanista di dipartimento Valeria Tocco. Va bene, allora grazie ancora Anna. Grazie dell'invito davvero e della discussione. Figurati. Arrivederci a tutti allora. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie Anna. Ciao, arrivederci.